L'assistenza alla guida attiva combina il regolatore di velocità adattivo stop and go con il mantenimento della corsia di marcia. Quando queste due funzioni sono attive, il sistema utilizza le informazioni provenienti dalla videocamera sul parabrezza e dal sensore radar nel paraurti anteriore per sterzare il veicolo e mantenerlo centrato nella corsia, mantenendo una velocità di crociera e una distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Se il veicolo che precede si ferma, il sistema può frenare il veicolo fino all'arresto completo e poi ripartire. L'assistenza alla guida attiva può anche adattare la velocità del veicolo alla velocità indicata sui segnali stradali, automaticamente o previa conferma da parte del conducente. Infine, il sistema può utilizzare la geolocalizzazione e i dati delle mappe connesse per anticipare situazioni come un cambiamento nel limite di velocità o una curva o una rotatoria imminenti e regolare automaticamente la velocità del veicolo. Per avviare l'assistenza alla guida attiva, premere prima questo interruttore per attivare il regolatore di velocità adattivo Stop and Go. Questa spia viene visualizzata sul quadro della strumentazione insieme al messaggio regolatore di velocità adattivo ON. Quindi utilizzare il contattore per selezionare la velocità di crociera. È possibile utilizzare il regolatore di velocità adattivo STOP AND GO tra 0 e 160 km/h. Se attivo, la distanza di sicurezza è sempre impostata per impostazione predefinita. Questa distanza può essere regolata premendo ripetutamente questo interruttore. Infine, è possibile combinare il regolatore di velocità adattivo Stop and Go con la funzione di rilevamento dei segnali stradali. Questa impostazione è presente nella sezione Veicolo del sistema multimediale OpenR Link. Selezionare ausili alla guida. Quindi aprire il menu Regola velocità. Con il regolatore di velocità adattivo Stop and Go attivato, assicurarsi che l'assistenza alla guida attiva sia completamente funzionante attivando la funzione di mantenimento corsia di marcia per mantenere il veicolo nella sua corsia. Per attivare la funzione di mantenimento corsia di marcia, è necessario prima configurarla nella schermata centrale di OpenR Link. Aprire la sezione Veicolo e selezionare Ausili alla guida. Quindi aprire il menu Mantenimento corsia di marcia. Selezionare Mantenimento corsia di marcia. Premere questo pulsante per attivare la funzione. Il messaggio Mantenimento corsia di marcia ON appare sul quadro della strumentazione insieme a questa spia per confermare che la funzione è attiva. La spia e gli indicatori di linea appaiono in verde quando il mantenimento della corsia è attivo e si mantiene il veicolo centrato nella corsia di marcia. È possibile assumere il controllo in qualsiasi momento utilizzando il volante. Una volta che si smette di utilizzare il volante, la funzione di mantenimento della corsia di marcia viene riattivata. Se le condizioni non sono adatte per la funzione di mantenimento della corsia, le linee laterali e la spia saranno grigie. Il sistema si interrompe automaticamente quando si viaggia a meno di 60 km/h senza un veicolo che segue o quando il proprio veicolo tocca o attraversa una linea o quando non vengono rilevate linee nella propria corsia di marcia. Quando sono presenti le condizioni giuste, la funzione centra nuovamente il veicolo nella corsia e lo schermo del quadro della strumentazione torna verde. Se si arriva a una curva stretta e, a seconda della velocità del veicolo, la funzione sarà meno in grado di controllare la deriva laterale, potrebbe essere necessario utilizzare il volante per mantenere il veicolo centrato sulla corsia.
Se non si interviene, la funzione farà vibrare il volante per avvisare che il veicolo sta per attraversare una linea e che si deve intervenire immediatamente. La spia e il relativo indicatore di linea sinistro o destro diventeranno quindi entrambi rossi sul quadro della strumentazione. Se il veicolo supera completamente un limite ed esce dalla propria corsia, il mantenimento della corsia viene automaticamente messo in pausa e il display diventa grigio sul quadro della strumentazione. Quando si utilizza la funzione di mantenimento della corsia, è necessario tenere ancora le mani sul volante, come mostra questo simbolo. Il sistema avvisa il conducente se non riesce a rilevare le sue mani sul volante. Dopo 15 secondi, sul quadro della strumentazione viene visualizzato in giallo il messaggio «Tenere le mani sul volante». Dopo 30 secondi, la spia e il messaggio vengono visualizzati in rosso sul quadro della strumentazione, insieme a un segnale acustico che aumenta di volume progressivamente. Dopo 45 secondi, le sorgenti audio entrano in modalità stand-by e l'avviso sonoro suona in modo continuo. La spia si spegne e sul quadro della strumentazione viene visualizzato in rosso il messaggio «Mantenimento della corsia off». La funzione di mantenimento della corsia di marcia viene quindi disattivata. Si noti che in questo caso il regolatore di velocità adattivo stop and go continua a funzionare. Durante i primi due livelli di allarme, se il sistema rileva nuovamente le mani del conducente sul volante, gli allarmi si interrompono e la funzione continua a centrare il veicolo nella corsia. Se non si rimettono le mani sul volante entro 45 secondi, la spia sul quadro della strumentazione lampeggia e viene emesso un segnale acustico. I freni vengono quindi azionati brevemente e in successione per avvisare che è necessario rimettere le mani sul volante e prendere il controllo del veicolo. Se non si risponde, l'assistenza alla guida attiva accende le luci di emergenza e rallenta il veicolo fino all'arresto completo. È tuttavia possibile annullare questo intervento di assistenza alla guida attiva in qualsiasi momento, rimettendo le mani sul volante o frenando. Quando si arriva dietro un veicolo più lento nella stessa corsia e l'assistenza alla guida attiva è attiva, la propria velocità si adatterà alla sua per mantenere la distanza di sicurezza impostata. Se il veicolo davanti rallenta e si ferma per un massimo di 30 secondi prima di ripartire, il proprio veicolo farà lo stesso senza che sia necessario toccare i pedali. Se il sistema rileva un ostacolo nelle vicinanze, il riavvio automatico sarà impedito fino al successivo spegnimento. Se il veicolo si riavvia dopo 30 secondi, è sufficiente toccare l'acceleratore o premere questo pulsante verso l'alto per ripartire. A conferma di ciò, sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio «Premere RES» o l'acceleratore per riavviare il regolatore di velocità. Se ci si ferma per più di 3 minuti, l'assistenza alla guida verrà disattivata e verrà inserito il freno di stazionamento elettronico. Quindi sarà necessario riavviare la funzione. Tenere presente che, tuttavia, l'assistenza alla guida attiva ha una forza frenante limitata e non può fornire una frenata di emergenza. Inoltre, è possibile superare la velocità di crociera e sorpassare in qualsiasi momento semplicemente premendo il pedale dell'acceleratore. Il mantenimento della corsia si interrompe se si utilizzano gli indicatori di direzione. Durante il sorpasso, il regolatore di velocità viene visualizzato in giallo sul quadro della strumentazione. Se la distanza dal veicolo che precede è inferiore alla distanza selezionata, la funzione di regolatore di distanza non viene più assicurata e la barra della distanza di sicurezza programmata lampeggia sul quadro della strumentazione. Una volta terminato il sorpasso, rilasciare naturalmente il pedale dell'acceleratore in modo da riavviare l'assistenza alla guida attiva. Premere lo stesso contattore per disattivare la funzione mantenimento della corsia di marcia e sul quadro della strumentazione verrà visualizzato il messaggio mantenimento della corsia off. Ciò non influenza il regolatore di velocità adattivo stop and go. Infine, per attivare l'assistenza alla guida attiva, premere questo contattore. Il regolatore di velocità adattivo stop and go e il mantenimento della corsia di marcia vengono disattivati temporaneamente.
Per garantire che il sistema funzioni correttamente, assicurarsi che la telecamera e il radar non siano ostruiti da sporcizia, ad esempio fango o neve. La funzione può essere temporaneamente interrotta quando la visibilità della strada è scarsa o in caso di curve a gomito. Se si traina un rimorchio, è necessario disattivare anche l'assistenza alla guida attiva. Tenere presente che la telecamera e il radar rilevano solo i veicoli che viaggiano nella stessa direzione del proprio veicolo. Infine, tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida, che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Dovrebbe essere utilizzato principalmente in autostrada, nei viaggi a scorrimento libero o negli ingorghi. In generale, adattare sempre la velocità alle condizioni del traffico, indipendentemente dalle indicazioni del sistema.